Buon compleanno Svevo, in commemorazione del Dies Natali di Federico II, una novità assessore? Sì, in realtà questo è un progetto che è partito dalla Regione Puglia, assessorato al turismo sulla valorizzazione di Castel del Monte, quindi abbiamo pensato a un'appendice che potesse legare, come sempre è mia intenzione, il Castel del Monte, quindi Federico, la città di Andria, dove ci sono dei segni inequivocabili della sua presenza e del suo passaggio con le mogli, con la Porta Sant'Andrea, eccetera, per cui abbiamo inteso sviluppare un po' di giornate che rievocassero sostanzialmente e che sottolineassero la presenza e il legame che ha avuto Federico II con la città di Andria. Abbiamo iniziato con le scuole al borgo, dove abbiamo portato alcune scolaresche al borgo di Montegrosso e lì sono stati accolti da una rappresentazione di abiti, di personaggi con abiti federiciani, per cui abbiamo anche spiegato il legame di Federico con la città di Andria e quindi anche col borgo, per poi passare a due giornate importanti fatte in maniera credo diversa dalle altre volte, da tutte le rievocazioni che ci sono state. E si partirà il 22 con un'esibizione a Piazza Duomo, sempre con abiti d'epoca, e poi una sorta di cena di Federico, ma in realtà sarà l'omaggio, la città sarà omaggiata di un dolce tipico fatta dalla casetta di Maddalena, che si occupa appunto delle cene, quindi del cibo di Federico II. E poi ci sarà, quindi tutto sarà accompagnato anche dalla presenza dell'Accademia Federiciana, del maestro Michele Lorusso, che con la sua scuola allieterà la serata. E per poi passare al giorno 26. Il giorno 26 sarà, che sarà proprio il giorno del suo compleanno, ai piedi di Castel del Monte, nello spazio antistante l'Info Point, ci sarà un'esibizione di alta falconeria, quindi anche personaggi in abiti d'epoca, sbandieratori. Partiremo il pomeriggio alle 18.30 da Porta Sant'Andrea, che è la porta che ha dedicato la città di Andria, per attraversare tutto il centro storico, Piazza Catume, e poi fermarsi a Piazza Duomo.